Dunque, siamo giunti alla fine. Si potrebbe dire che ognuno ha avuto la sua. In realtà poi dovete decidere voi. Non ci sono certezze, tanti perché, soprattutto perché, che forse è la salvezza per chi vuole rimanere con la mente libera. Mai accettare supinamente ciò che ci viene propinato quotidianamente in maniera vergognosa, non so, dai mezzi di comunicazione. E questo, l'obiettivo del corso che avevamo finito, era proprio questo, con chi ha partecipato. E mi rendo conto adesso, nell'averlo sentito dal di fuori, che sì, c'è qualche frase forte, ma vabbè, insomma, poi ognuno traga le proprie conclusioni. Possibilità soprattutto di farsi il pensiero proprio, questo l'obiettivo di questa piccola rappresentazione, che senza l'aiuto dei partecipanti non sarebbe stato. Hanno sofferto le ire e le angustie di chi vi parla. E quindi, che dire, grazie intanto a voi che siete venuti, grazie alle voci narranti Silvana Moccano, Elvira, per quanto riguarda gli interpreti in prima persona, Elga Cardi, che ha interpretato Ipazia. Luciano Bordignon, che anche dall'aspetto è un papa. Luigi Tammaro, che ha fatto allestito anche le scene. Caino. Virgilio Grassi, che ha contribuito a fare Giuda. E poi i laboratori oscuri, ma che hanno reso possibile il tutto. Corrado, Vasi, Nicolino, Piero da Saronno e Gianmario per le riprese di Giocane. Se ha qualche dubbio io sono qui, se invece ve li volete macerare da soli va bene lo stesso, insomma. Va bene. Sì. Possiamo macerarli per l'anno prossimo? Sì. Ma piuttosto di predestinazione. Strano che da gente che porta avanti la scienza sia più importante calcare la dose sulla predestinazione e sul senso di colpa, che lo si ha solo se si è in relazione con qualcuno, se no il senso di colpa non esiste. Il senso di colpa in psicologia o in psichiatria viene creato quando sei in relazione con qualcuno. Se questo qualcuno tu lo neghi, non puoi avere senso di colpa. Dico delle cose... No, lei quindi mi vorrebbe dire, se ho ben capito, che qui non ci dovrebbero essere sensi di colpa. In realtà è così. Poi è chiaro, non avete il testo sotto, le parole sfuggono, non ci si ricorda, ma se uno l'avesse sotto lo leggesse. E devo dire che l'unico
Ma neanche l'assassino del proprio fratello, neanche Caino, dovrebbe essere giudicato in maniera, cioè sì, perché ha tolto la vita, ma giudicato come noi siamo abituati a pensare al peccato, perché predisponeva, era predisposto da chi? L'abbiamo detto in un paio di passaggi, da chi voleva che succedesse. Da ciò, sono, sì, no, ma sono, ma il libero arbitrio tra l'altro è un prodotto intellettuale della mente dal ben dopo del periodo in cui stiamo parlando. Forse con Urbano VIII si potrebbe richiamare il libero arbitrio, ma fino ad allora l'intera concezione filosofica non considerava, sì, la Chiesa diceva libero arbitrio fin tanto che non si discute di dogmi. Quando si discute di dogmi, il libero arbitrio non c'è. Ed è quello che è un po' venuto fuori, no? Possiamo osservare le leggi, possiamo. Poi c'è qualcuno che dice, va bene, comunque al di là di tutto c'è un essere superiore che decide. Altri dicono, a me non sta bene, forse. E forse questa presenza ingombrante ci ha indotto a diventare forse al limite più malvagi di quanto siamo. Però questo non ve le devo dare io queste risposte, maceratevele da sole, se no vado a fare un altro lavoro. Se vi do certezze non venite più a lezione, non ha più senso. Del resto chi veniva si è sentito sempre dire che non ho la verità in tasca, è davvero, ci credo davvero. Sì. Io secondo me non trovo giusto che sia stata chiamata in giudizio Ipazia per la sua cocciutaggine nel rimanere, perché secondo me anche cambiando posto, chiamiamolo così, ormai il pensiero era sempre quello, non sarebbe cambiato niente secondo sì, me. Sì, c'è una storia parallela precedente a Ipazia, nelle tragedie greche, Antigone, e le tragedie greche sono il portato di una sapienza ancora antecedente. E Sofocle, quando ha scritto questa tragedia, ha cercato di dimostrare che, perché sino ad allora, ecco, diciamo questo, sino all'analisi del pensiero di Antigone, di quello che aveva fatto, cioè lei violando l'ordine del re della città è andata a seppellire il fratello che aveva tradito. La giurisprudenza, il pensiero morale si è arrovellata per secoli intorno a questa roba, ma ha fatto bene o ha fatto male? Allora, se noi guardiamo questa necessità intensa della sorella di dare sepoltura al corpo del fratello, perché tra l'altro in quella cultura antica non era possibile lasciare il corpo non sepolto, era il massimo della vergogna, perché il corpo poi sarebbe stato profanato e quindi impedito di entrare nel regno dei mortali supremi. Col corpo profanato non si entra. Allora, quindi il senso della sepoltura era uno degli elementi fondanti della cultura greca del tempo. Primo. Secondo aspetto, si sta facendo, siamo nel tempo in cui il pensiero umano in questo periodo sta costruendo le leggi, e la domanda che si facevano, si sono fatti i filosofi, i giuristi, era: ma Antigone ha fatto bene o male a violare le norme emesse dal re che servivano per mettere ordine, perché quel morto era un traditore e quindi secondo l'opinione comune doveva essere punito ulteriormente dopo la morte? Ha fatto bene o no Antigone a violare gli ordini del re? Questo dubbio, se doveva prevalere il valore del sangue, tanto per capirci, no? O il valore della legge umana, è un dubbio che ha percorso la storia del pensiero umano per millenni, no?
noi pensiamo di essere usciti da questo dilemma quando abbiamo detto forse era meglio cercare anche per Antigone di trovare un accordo con il re. Lei non voleva assolutamente, non voluto neanche parlare con il re, perché fino a quando non è stata fatta questa proposta il pensiero umano non riusciva a uscire da questo dilemma. Ha sbagliato perché ha violato le regole del re, però ha avuto ragione perché ha osservato le regole del sangue. Questo dubbio di cui stiamo parlando, in forme diverse, si è presentato anche nel XX secolo, ecco perché abbiamo fatto in due anni il XX secolo, quando si è cercato di dare, a volte senza alcuna giustificazione, l'uso della violenza per difendere qualcuno, e mi riferisco per esempio al conflitto nei Balcani. E altre volte si è adottato questo scappatoio dicendo, si è presentati all'ONU dicendo le armi di sterminio di massa, si è fatta una guerra che non doveva essere giustificata. Quindi voglio dire che ricorrere alla violenza o non osservare le norme e volta a volta deve essere valutata con una estrema... Io personalmente ritengo però un mio banale pensiero che fin tanto che non sono messo con le spalle al muro perché un altro vuol farmi fuori, io devo cercare di non fare la guerra. E andare a vedere se questo poi è possibile, è vero e giustificato, è tutto un altro discorso. Però è un dilemma di questi che avete sentito, insomma. Bene. Grazie.